lucchesi dobbiamo dire: queste sono elezioni europee, votate per chi può difendervi in Europa. Un esempio semplicissimo, il secondo decreto sicurezza. Sapete che sull'immigrazione i 5 Stelle al Parlamento europeo hanno votato contro la riforma del regolamento di Dublino, mentre Salvini non andava al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e lasciava votare contro quella riforma i suoi alleati ungheresi, i ministri di Orban? Parliamo del nostro futuro, parliamo di Europa. Le elezioni di questo Parlamento sono importanti perché determinano per noi anche questi temi. L'Europa ci può andare con competenza, può essere l'ago della bilancia perché i socialisti perderanno e anche i popolari la maggioranza, mentre noi con i liberali e democratici potremo incidere su quella maggioranza del prossimo Parlamento che deciderà cose importantissime. Deciderà se tassiamo i giganti del web, deciderà se tassiamo la grande industria che emette CO2 e che contribuisce al cambiamento climatico. Su queste cose dobbiamo andare in Europa, non sui conflitti elettorali pretestuosi che ogni giorno 5 Stelle e Lega stanno proponendoci mentre in Europa non difendono i nostri interessi. L'Europa è il voto utile anche per questo. Portiamo degli italiani fra i liberali e democratici, sosteniamo la candidatura di Emma Bonino alla presidenza della Commissione, togliamo parlamentari europei alla Lega e 5 Stelle. Se noi ce la facciamo, gliene togliamo molti di più. Quindi il 26 maggio votate più Europa e scrivete Hermanin e Taradas, i due con l'H.